E noi ce l'abbiamo in diretta in questo momento al telefono con noi, c'è lui, Rocco Hunt. Ciao Rocco. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a te. Benvenuto qui su Radio Bussola 24, Rocco. Alla grande, grazie mille. Figurati, grazie a te, grazie a te. Allora, con una promessa che tu, quando sarai qui a Salerno, nella tua città natale, ci verrai a trovare di persona, Rocco. Vai, assolutamente, perché no? Oh, benissimo. Allora Rocco, abbiamo appena ascoltato il grandissimo successo con cui hai vinto Sanremo Giovani nel 2014. Era esattamente il 22 febbraio, te lo ricordi quel giorno? Come no, chi può mai dimenticarlo? È stato, come diceva il pezzo, un giorno buono. Infatti. Di conseguenza un qualcosa di indimenticabile. E poi ne ha avuti tanti altri di giorni buoni, e si spera ancora tanti. Ma quello che ti chiedo, com'è cambiato, se è cambiato naturalmente, il Rocco Hunt del Sanremo Giovani? Oggi sei un big, quindi che cosa ti ha portato questo cambiamento? Ma io onestamente mi ritengo sempre lo stesso di sempre, sono cambiate le categorie più che altro, sì. Ma mi ritengo sempre un ragazzo di 21 anni che sta inseguendo il suo sogno, e quindi di conseguenza c'è poca differenza tra nuova proposta e big, l'importante secondo me è quello che uno è dentro, a prescindere dalle categorie. Tra l'altro tu detieni anche un record, perché con questa canzone per la prima volta al Festival di Sanremo ha vinto un brano rap nella sezione nuove proposte, quindi non aveva mai vinto nessuno prima di te portando un brano rap, l'hai fatto tu, quindi complimenti doppi anche per questo. Ah, grande, grazie. Senti, torniamo anche ai giorni nostri, no? Hai portato di nuovo sul Festival di Sanremo una canzone Wake Up, apparentemente leggera, però il significato è tutt'altro che leggero, giusto? Assolutamente, il pezzo è un pezzo di denuncia, di protesta, che però non vuole rifarsi allo scontro, ma è anzi un pezzo positivo che parla alla mia generazione, senza comunque rifarsi allo scontro, ma usando la positività. Quindi questo è stato magari il segreto di questo brano, oltre il ritmo funky e le cose insomma relative alla musica, c'è stato anche un significato ben radicato. Infatti l'hai detto, ritmo funky che diciamo si discosta un po' forse allo stile che hai avuto fino a quel momento, è un po' meno rap, non è proprio rap al 100%, questo è un cambiamento che tu avrai da oggi in poi, oppure comunque rimani sempre in quello che è il tuo genere? Ma il 4 marzo uscirà la Wake Up Edition del mio album, esatto, Ignorant, sì. E in questo progetto io comunque ho alternato sia il mio essere mainstream attraverso comunque questa sorta di misto tra rap e pop che ne è venuto fuori nel corso degli anni, che comunque manterrò anche il mio aspetto underground, quindi il rap puro al 100%, quindi ho alternato i miei due modi di essere, sì. Quindi questo disco diciamo che accontenta un po' tutti, anche perché a me piace di variare nei generi, di non limitarmi mai, e quindi vengono queste sorte di sperimentazioni che comunque mi piace fare, quindi di conseguenza cerco di accontentare tutti. Certo, non ti chiudi diciamo in un genere solamente, ma cerchi di spaziare, fai benissimo. E in Wake Up c'è anche un riferimento a Pino Daniele, giusto? Sì, diciamo che comunque dopo aver stato con lui 15 giorni prima purtroppo della sua scomparsa, mi ha lasciato un'impronta forte, e quindi era inevitabile per me non omaggiarlo in questo brano, e quindi fatto, sono molto molto, certo, contento, sì, ovviamente senza citarlo, è una cosa messa tra le righe che per fortuna però la gente ha capito, e sì, è sì. Alla grande. Alla grande, è vero. E parliamo anche dell'altra canzone che hai portato al festival nella serata delle cover. Come mai hai scelto di portare Carosone con Tu vuò fa l'americano? Perché è una canzone immortale, secondo me. Tu vuò fa l'americano è la prova che la musica napoletana nel mondo è immortale, e quindi nonostante abbia portato un brano di Carosone del 56, alla fine diciamo, la vera prova è stata appunto che un ragazzo di 21 anni come me abbia portato un pezzo del genere, appunto per dimostrare che la musica napoletana nel mondo è mortale, che a posto di essere esterofili bisogna comunque tenere conto della, sì, nostra cultura, sì, e del nostro bagaglio culturale, che ci invidiano in tutto il mondo, anche in America. Poi anche per il fatto che comunque noi rapper siamo un po' quella che vogliono fare gli americani, no? Sì, e quindi è stato, sì, anche una cosa di ironica, di denuncia, appunto per è vero, riderci un po' sopra. Ah
Ascolta, io sai, a volte ci divertiamo a guardare molti programmi, anche il Festival di Sanremo stesso, con diciamo un occhio al televisore e un occhio ai social, quindi non ci stacchiamo mai dal nostro cellulare, dal nostro smartphone. E devo dire, questo ci tengo tanto a dirlo, su tutti i big e anche i giovani, diciamo che i social hanno avuto molto da ridire, anche in maniera negativa. Ma come mai, Rocco, su di te nessuno ha avuto niente da ridire? Cioè, questa è una cosa veramente, diciamo, né sulle tue canzoni né nemmeno sul tuo stile, cioè erano tutti d'accordo. Pensa che qualche puntata fa abbiamo avuto qui anche Neri per Caso ospiti che già sapevano che la tua canzone avrebbe proprio fatto furore, quindi come mai? Qual è il tuo segreto? Boh, io ti dico la verità, anzi ho visto anche tantissimi gruppi ironici, anche a secondo di alcune mie dichiarazioni, quindi noto che praticamente il pezzo è arrivato a tutti. Ho letto anche qualche commento ovviamente a cui il brano non è piaciuto, ma io credo che sia il bello appunto di, certo, di questo, perché lascia stare, uno fa un brano, se riceve solo complimenti e quindi cose positive, alla fine il brano rimane circoscritto, sì, nella propria cerchia di fan. Quindi se arriva qualche commento magari anche contraddittorio, io sono felice il doppio, perché la prova che il mio pezzo ho fatto la pipì fuori dal vaso, tra virgolette, quindi sì, è arrivato davvero a tutti, quindi sono contento di questa trasversalità. Alla fine oggi festeggiamo anche i 6 milioni di visualizzazioni del brano, oh, che bello, in meno di 15 giorni, quindi è la prova che è il pezzo più visualizzato anche del festival, quindi sono molto molto felice di come sia partito il messaggio, anche perché la gente è la prova che vuole sentirsi dire le cose vere, sì, e le canzoni magari d'amore lasciano il tempo che trovano. Allora, guarda, leggo anche un messaggio per te che è appena arrivato, ci scrive Luigi, innanzitutto ti saluta e ti fa tanti complimenti. Grande, e poi Luigi ti chiede, lui vive a Modena, scrive, e ti chiede se andrai dalle sue parti prima o poi a fare un live. Assolutamente, il 2 aprile faccio la data zero del mio tour, quindi il Signorant Wake Up Tour. Questa data zero sarà a Parma precisamente, quindi comunque nella sua zona, nella tua zona. Uh-huh. E poi adesso stiamo cercando di fare anche comunque il firmacopie a Bologna della Wake Up Edition, sì, quindi il prossimo weekend, se non erro, comunque le date sono sulla mia, sì, infatti ne leggiamo alcune. Allora sarà il 4 marzo, data dell'uscita del tuo album a Roma, poi il 5 a Marcianise, il 6 a Milano, l'11 a Bologna, come dicevi, poi c'è Genova, Ponte Cagnano, quindi vieni anche dalle nostre parti, ci vedremo sicuramente. Assolutamente, il 13 assolutamente marzo, poi ancora a Rende, a Lecce, a Bari, a Pomigliano, a Napoli, e poi chiaramente teniamo d'occhio il tuo sito, perché non so, sì, immagino, sì, che ci sarà di Facebook, sì, nell'immagine di copertina ci sono tutte le date, quindi non vedo l'ora di partire con i firmacopie, ma con i concerti. Quindi la data campana, l'unica che farò in Campania per quanto riguarda questo club tour, sarà a Napoli, alla Casa della Musica, mm-hmm, il 6 maggio, sì, sì, e quello sarà diciamo il mio concerto dopo Sanremo, e non vedo l'ora di abbracciare tutti. Che bello, il mio ritorno a casa. Allora, mi ha anche colpito, Rocco, la frase che tu scrivi, hai scritto proprio sul tuo profilo Instagram: ho ancora tanto da imparare ma già qualcosa da insegnarvi. Che cosa ti senti di poter insegnare? Ma boh, quella frase alla fine è una frase molto molto ironica, sì, anche perché sui social comunque viene fuori anche l'ego, certo, soprattutto l'ego, sì, di una, sì, persona, sì, no? Sì, sì. Quindi diciamo che in quella frase mi sono divertito. Boh, io non mi ritengo ovviamente di poter insegnare nulla, però spero che la mia esperienza sia un'esperienza positiva nei confronti di tutti i giovani, che la mia storia serva anche da monito nei confronti di altri giovani che vengono dalle mie parti, dalla mia zona, che come appunto io ho sempre detto fanno dei lavori magari meno agiati in confronto al mio, sì, ma spero insomma di poterli risvegliare con la mia musica e di rappresentarli, perché se non lo faccio io, che vengo dalle loro zone, che vengo da questa terra, credo che nessuno possa fare in questi ambienti pettinati, quindi questa è la mia, sì, soddisfazione. Torniamo un attimo a Sanremo, il tuo preferito, se c'è, qual è stato? Faccio il tifo per Crementino, perché comunque siamo fratelli. Certo, e quindi, tra l'altro la sua canzone pure è molto bella, piaceva molto, sì, piace. Sì, 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 no, infatti mi è piaciuto anche il fatto che magari abbiamo portato due brani totalmente diversi, sì, al Festival di Sanremo, e quindi ci siamo completati a vicenda. Beh, diciamo che il tuo brano ha un po' svegliato la platea, no? Perché non era il solito brano, insomma, dalle sonorità classiche, quindi hai portato veramente un po' di festa sul palco. Quello era il nostro obiettivo, comunque, risvegliare
la Plateo, cioè, perché comunque il pezzo si chiama Wake Up, sì, se non avessimo svegliati sarebbe stato un problema. È vero. Ascolta Rocco, martedì scorso è ricominciato Made in Sud su Rai 2, c'è stata anche una bella sorpresa nella sigla, ne sai qualcosa? Sì, ho messo la mia firma nella sigla di Made in Sud e sono contento, perché comunque è un programma che seguo, che in mezzo a tutto questo casino ci fa fare una risata ogni tanto. Sono contento di aver collaborato con Made in Sud per la sigla, sono contento che abbiano scelto me e spero di aver onorato le aspettative. Assolutamente, sarai presente anche in una puntata, non so, ti chiedo se hai in programma. Sì, sicuramente sarò presente in una puntata di Made in Sud, capiremo a quale. Come ogni anno ho partecipato a Made in Sud, perché comunque è un programma che mi piace, sono fan, è divertente. Mi diverto, certo. E sono orgoglioso di poter portare anche la mia musica a contribuire per la causa. Assolutamente. Allora, quindi ripetiamo, il 4 marzo esce il tuo nuovo progetto discografico, si chiama Signorante Wake Up Edition. Che cosa contiene? So che è una riedizione comunque dell'album del 2015, sì, che contiene anche i brani, alcuni inediti, giusto? Sì, diciamo che a me non piace truffare i supporter facendo comprare due volte lo stesso disco, sì. Quindi ogni mia reedizione è un vero e proprio disco nuovo, quindi ho aggiunto 9 tracce alle altre 16 già presenti, comunque in Signorant, che è comunque un progetto ancora da far maturare, perché siccome è uscito a ottobre faccio questa reedizione anche per far maturare ancora di più Signorant e per farlo arrivare a quante più persone possibili, e quindi sono contento di essere rientrato di nuovo in studio a fare 9 nuove tracce, che è un po' uno sciacchilingua, sì, però però ci sei riuscito, insomma, sappiamo che tu non hai problemi, appunto. A proposito di questo, prima di salutarci e quindi di ascoltarci qui su Bussola 24 la canzone che è portata a Sanremo, proprio Wake Up, ci devi salutare con un piccolo freestyle. Ok, a mostro, va, perfetto. E secondo me è un nome mio rocchino, venga a salire sotto a casa mia, bussola, lo saluto a volo, guagliune radio a bussola. E secondo me è un frato, nome mio rocchino, che se a mezzo di spingi rappresenta salire per tutta la provincia. E secondo me è un frato, nome mio rocchino, simultanea, ultimamente rappresenta tutta la Campania. E secondo me un nome mio è Rocco Hunt, secondo me ha cazzato disco, signorante. Ho fatto al volo, sono fuori forma. Wow, no, assolutamente. Non me l'aspettavo. Bellissimo, no, assolutamente. Tanti complimenti, Rocco. Allora, io ti rinnovo assolutamente il nostro invito appena sei qui, insomma, dalle parti di casa tua, perché siamo compaesani, questo ci tengo a dirlo. Quando vuoi, Radio Bussola 24 per te allora, è aperta, ti aspettiamo. Grazie mille. Rocco, grazie mille, tanto in bocca al lupo. Saluto tutti i radioascoltatori e niente, speriamo sia un giorno buono. Assolutamente. Wake up, ciao Rocco, grazie ciao, mille, grazie. Un abbraccio. A te, ciao. Noi ce l'ascoltiamo, Rocco Hunt, questo è Wake Up.